Quasi pronti? Ok, allora, mentre aspettiamo che avvenga la magia, continuo a raccontarvi qualcosa su di loro. Vai. Vi dicevo che questi mezzi sono molto molto grandi, raggiungono anche delle notevoli dimensioni e sono fatti di avorio questi lenti, quindi come entrare degli elefanti. Loro appunto sono erbivori, pensate che più o meno al giorno mangiano tra 30 e 40 kg a testa di fieno, quindi di erba, quindi mangiano tantissimo, e ogni giorno producono più o meno 80 kg invece a testa, quindi fanno anche tantissimi escrementi. Ovviamente è molto liquido perché ci sono tantissimo tempo di gas. Tanta pappa e tanta carne. Loro possono stare tantissimo tempo in acqua, però dovete sapere che non sanno respirare sott'acqua. Loro trattengono il respiro, quindi stanno in apnea, ma pensate che se ne hanno bisogno possono trattenere il respiro dai 15 ai 20 minuti, quindi per tantissimo tempo. Sott'acqua loro ci vedono alla perfezione, infatti possono tenere gli occhi aperti, questo perché hanno la particolare membrana che si chiama membrana nitidante, che le consente appunto di vederci benissimo sott'acqua, come se avessero degli occhiali da nuoto integrati praticamente. Pensate che possono anche dormire in acqua, dormono sul fondale e ritornano in superficie come dei sonnambuli per riprendere il piatto, quindi dormono in questo modo un po' più lo scopo, lo fanno più su e giù per ritornare. Sono animali estremamente territoriali, quindi vuol dire che difendono in maniera molto molto attiva il loro territorio. Dovete sapere che vivono in gruppi molto numerosi. C'è un maschio dominante che viene, diciamo, accettato da una femmina per proteggere il territorio e i suoi piccoli. Come si stabilisce questo maschio dominante? In un modo che a noi può disgustare un pochino, ovvero tutti i maschi sottomessi devono spruzzare le loro feci all'interno della bocca del dominante. Bellissimo. Se questo non avviene, però, dovete sapere che ci sono delle lotte molto molto violente, quindi è importantissimo che si verifichi. Quindi il maschio dominante verrà poi accettato da una femmina per difendere il territorio appunto e i piccoli. Ma dovete sapere che se questo maschio dominante in qualche modo dovesse creare problemi, le femmine non si fanno alcun problema a cacciarlo via, quindi la società è matriarcale alla fine della fiera e la femmina non può usare. Ah,